Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kudash. Che Yahweh è il vero nome del Padre, che il mondo dall'ignoranza chiama Dio. Yahweh Shai è il nome di suo figlio, colui che il mondo chiama Gesù. E i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Shalom. E come vedete siamo qui fuori di nuovo per profetizzare la caduta di questo regno governato dai uomini malvagi, okay? La caduta di Babilonia la grande, che è America, ok? E la caduta di tutti i paesi suoi alleati, ok? I paesi NATO, che sono tutti nello stesso complotto per ridurre fino a niente i figli di Yashar Allah, i figli di Israele, che sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini. Bene, andrò attraverso lo spirito oggi. Voglio iniziare parlando della faccenda di ieri. È accaduto qualcosa a mio fratello Halam. Halam, colui che insegna anche questa verità qui, ho postato il suo video. Vedrete un video dell'altro fratello che anche lui insegna questa verità qui. È uno della stirpe della casa di Giuda attraverso lo spirito, crediamo, ma è nato in questa terra qui. I suoi antenati si sono mescolati con coloro di questa terra qui, allora anche lui sembra un così chiamato uomo bianco. Infatti le scritture dicono che i figli di Israele saranno sparsi in tutti e quattro punti della terra, ok? Perciò i figli di Israele saranno diventati più o meno come i nazionali dei paesi dove si trovano. Dunque attraverso lo spirito sappiamo, e attraverso le scritture e la storia sappiamo dunque, che i veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini, ok? Questi sono i veri figli di Israele che sono stati portati in schiavitù in diverse parti del mondo. E sappiamo che il così chiamato Gesù, che il suo vero nome è Yahweh Shai, che non è un greco, è un ebreo, ok, della casa di Giuda, anche lui è un così chiamato negro che viene dalla Giuda, ok? Infatti vediamo la descrizione del suo volto nel libro di Apocalisse, ok, capitolo 1 versetto 13, che dice che ha il colore della pelle come il bronzo, i capelli ricci come lana, ok? E sappiamo che sono i negri che sono così, ok? Detto questo, torno a quello che è successo al fratello. Fratello, in poche parole, che tra l'altro farò un'altra lezione, Yahweh Bashem, Yahweh Shai volendo, farò un'altra lezione riguardo quello che gli è successo ieri. È uscito fuori a insegnare, come sto facendo io, e gli uomini delle forze sono arrivati e diciamo che l'hanno fermato i video, ok? E hanno cominciato a fare tipo delle indagini da lui, no? Anche riprenderlo con una telecamera. Questo vi fa vedere l'ipocrisia di questo mondo qui. C'è uno che sta a fianco alla strada con la Bibbia, che predica la verità, che predica le parole di questo libro, diventa un qual è la parola?
diventa un sospetto, ok? Questo è quanto male è diventato questo regno qui. Questi sono parte dei segni per capire che stiamo vivendo nel regno dei malvagi. Hanno preso la verità e l'hanno girato, l'hanno corrotto. Ma io sono sicuro se il fratello stesse fuori facendo il break dance o facendo altro, se saranno anche fermati per complimentarlo. Ma visto che sta parlando della verità di questo libro, la Sacra Bibbia, lo hanno fermato, hanno fatto delle indagini e diverse cose. E questo ci porta a vedere il libro. Il libro di Giovanni, capitolo 15. Perdonatemi. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 15, e leggo dal versetto 9, dice: se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Eh sì, questa profezia sta succedendo, è sempre successo, ok? Perché noi non facciamo parte di questo mondo qui, ok? Siamo un popolo messo a parte e aspettiamo il mondo ad avvenire, il regno ad avvenire, il regno governato dal nostro Mashiach, Yahawashai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ok? Questo è il mondo che noi aspettiamo. Sappiamo che questo mondo qui non ha niente da offrirci, ok? I così chiamati capi dello Stato, i politici, non hanno niente da offrirci, ok? Aspettiamo il regno del nostro Messia, Yahawashai, colui che il mondo chiama dall'ignoranza Gesù, ok? Nel suo mondo ci sarà la giustizia, ok? Nessuno ci porterà più in schiavitù come siamo stati portati in schiavitù finora. Anzi, la ruota cambierà il suo giro. Porteremo noi in schiavitù coloro che ci hanno portato in schiavitù finora, ok? E rileggo di nuovo, dice dal versetto 9, capitolo 15, libro di Giovanni: se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. È difficile che la gente accetti queste parole che noi stiamo predicando, anche se queste parole vengono fuori dalle scritture. Questa è l'ipocrisia del mondo. Si detengono di essere dei cristiani, si detengono di essere dei seguitori della Mashiach solo dalla bocca, ma non fanno la sua volontà. E se uno viene fuori a predicare quello che è in questo libro, tagliando la verità dalle bugie, come è scritto nel secondo libro di Timoteo, capitolo 2, versetto 16, se non sbaglio, ok? Separando la verità dalle menzogne, perché sappiamo che la verità non si trova in nessuna chiesa, non si trova in nessuna religione. Queste parole li bruciano, ok? Cominciano ad odiarci. Quando diciamo che i veri figli di Yashar Allah, i veri figli di Israele, sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini, li brucia. Quando li diciamo che coloro che occupano il Gerusalemme oggi sono degli impositori, figli di Amalek, non hanno nulla a che fare con quella terra lì, loro ci odiano, ok? E hanno fatto la stessa cosa al nostro Mashiach, Yahawashai, colui che il mondo chiama dall'ignoranza Gesù. Ok, lui è venuto a predicare questa verità, ad insegnare questa verità e a tagliare le menzogne dalla verità dell'ipocrisi. Ok? Ma che cosa è successo? Hanno preferito avere un assassino a posto suo, l'hanno crocifisso, l'hanno perseguitato. Infatti andiamo a vedere la parola di perseguire là, perché il fratello Halam, come dicevo ieri, stava insegnando per le strade così,
tranquillamente, insegnando le cose che sono scritte in questo libro qui, ok? E sono venuto da lui, hanno voluto far vedere la loro forza, il loro potere. Spegni il video e hanno cominciato a fargli delle domande strane, ok? E qui vediamo la radice della parola perseguiteranno. La radice di quella parola in greco è dioko, dioko, ok? E significa dioko, dice una forma prolungata accusativa di un verbo primario. Fuggire, confrontare la base, ok? Perseguire letteralmente o figuratamente, implicitamente perseguitare, soffrire, spingere in avanti, ok? Vuol dire anche subire persecuzione, far correre o fuggire, mettere in fuga, scacciare, correre veloce per prendere una persona o una cosa, corre dietro, andare avanti figurativamente di chi in una cosa corre veloce per raggiungere la metà, perseguire in modo ostile, in alcun modo per molestare, disturbare, molestare uno. Ed è questo che è successo a fratello ieri, è stato molestato, è stato disturbato, ok? Essere maltrattato, subire persecuzione a causa di qualcosa, ok? Noi subiamo persecuzione a causa di questa verità qui, e dunque sappiamo che le cose andranno sempre in peggio, andranno sempre in peggio, perché coloro che governano questo regno non vogliono che la verità venga fuori, non vogliono che la verità venga fuori, ok? Perciò, come dice il libro di Apocalisse, capitolo 2, andiamo a prenderlo veloce, libro di Apocalisse capitolo 2 versetto 10 dice: non temere quello che avrai da soffrire, ok? Noi non dobbiamo temere quello che avremo da soffrire, perché sappiamo che man mano che andiamo avanti diventerà sempre più ostile per noi, ok? E sappiamo attraverso lo spirito, perché non siamo ignoranti dei meccanismi del Satana e i suoi seguitori, ok? Sappiamo che questa sorta di libertà che ci hanno dato ora è per solo farci sentire cosa vuol dire essere liberi, ok? Fine quest'estate, cosa succederà? Tireranno fuori altre cose, tutti quelli che hanno preso le acque cominceranno a cadere uno e daranno la colpa a coloro che non hanno ancora preso le acque, e sarà disastroso, ok? Vi fanno assaggiare un po' di libertà per prendervi tutto, poi è quello che sta succedendo, e sappiamo attraverso lo spirito. E dice di nuovo il libro di Apocalisse capitolo 2 versetto 10, dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione. E se chiediamo dagli ipocriti cristiani e tutte le altre religioni, soprattutto i cristiani che leggono la Bibbia, come fa il diavolo a cacciarti nel prigione? Loro non sanno come rispondere, perché loro vedono il diavolo come uno spirito. Anche se il diavolo ha la parte spirituale e rappresenta anche una stirpe degli uomini. Infatti, se andate a vedere la radice di questa parola, parla di un uomo, parla dei uomini che ingannano, che con astuzia fanno delle cose, ok? È quello che rappresenta questo diavolo qui. E sappiamo che sono letteralmente dei uomini, ok? Così chiamato uomo bianco e il suo esercito,
Ok, a causa di questa verità chiuderanno molti di noi nei prigioni. Ok? Dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. I 10 giorni non sono proprio 10 giorni, rappresentano il numero di complezione, un numero completa, ok? È quello che rappresenta i 10 giorni. Possono essere chiusi per un mese, possono essere chiusi per 2 giorni, possono essere chiusi per 3 mesi, ok? Il numero 10 in ebraico vuol dire complezione, come il numero 7, ok? E dice: e avrete una tribolazione per 10 giorni. E dice: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Ok? Noi dobbiamo essere fedeli fino alla fine. Fedeli fino alla fine. Ok? E siamo promessi una corona di vita eterna dalla mano del nostro Signore Yahweh Shai, colui che il mondo chiama dall'ignoranza Gesù. Ok? Perciò questo libro ci ha già messo in guardia di tutto quello che succederanno. Ok? Non andranno dietro a dei grandi, non voglio dire quelli che fanno proprio, che causano i problemi del mondo. Ok, non vanno dietro a certe cose, vanno dietro a coloro che insegnano questa verità qui. E loro che cosa fanno? Vendono e esportano la morte. Ok? Armi, bombe nucleari, è il padre che gli ha messo lo spirito per far ciò. Ok? E loro fanno di quelle cose che voi non potete neanche immaginare. Ok? Sono i veri cancro di questa terra qui. Sono loro che mettono tutta la sofferenza che siamo in questo giorno oggi, ok? E loro vanno dietro ai innocenti che stanno insegnando le scritture. Dunque, è tutto scritto. Sono uno strumento nelle mani del Padre. Stanno facendo la volontà del Padre dalla parte sinistra, ok? Ora andiamo a prendere, per ampliare sempre di più, io prendo il libro di Salmi, il capitolo 50. Perciò, avete visto, loro vogliono controllare la narrativa di tutto, ok? Vogliono essere loro a dirci cosa è la verità, ok? Censurano la verità degli altri, è quello che hanno fatto al fratello ieri. Ok? Questo è il libro di Salmi, capitolo 50, versetto 16. Ma Dio dice all'empio, che l'empio rappresenta i malvagi, ma Dio dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole. Anzi, andiamo a prendere un'altra versione, sentiamo cosa dice. Traduzione interconfessionale. All'uomo malvagio dice Dio: a che ti serve recitare i miei comandamenti? Riempirti la bocca della mia alleanza? Infatti sì, loro prendono la Bibbia per giurare, ok? Prendono la Bibbia per giurare, ma non fanno nulla che dice la Bibbia. Fanno tutte le cose contrarie alla Bibbia, ok? Tu che stai parlando di questa Bibbia, che sei per le strade, che insegni di questa Bibbia, vengono dietro di te, ok? Hanno una sorta di santità quando non lo sono neanche, ok? Sono la stirpe dei malvagi, così chiamati uomo bianco, che stanno governando la terra d'oggi, ok? Dicono: amo Dio, bla 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 bla, per mettere un presidente dentro. Loro giurano sulla Bibbia, ma non fanno nulla che dice la Bibbia.
anzi, vanno a fare tutto il contrario, ok? Il Padre ha creato i maschi e i femmine. No, loro hanno tolto quella barriera là. Vogliono che tutti siano uguali, sia maschio e femmina, e causare una confusione e basta. Dicono che i bambini possono cambiare sesso, ok? Se sei un maschio, se vuoi diventare una femmina, vai, ok? E tutto questo viene dalla Babilonia grande, America. E cosa succede? Tutti i suoi alleati li seguono. In questo paese che siamo, Italia, che è Idumia, nell'antichità si chiamava Idumia. Idumia viene dal nome di Edom, ok? Il figlio di Isacco. Isacco ha avuto due gemelli, Giacobbe e Esaù, quello che è uscito rosso. È il padre proprio della stirpe dei Caucasi, ok? Che il Caucaso, le montagne di Caucaso era una della loro abitazione. Ecco perché si chiamano i Caucasi, ok? E loro sanno chi sono. Una volta che cominci a toccare questi fatti qui, a parlare di questa verità, sono dietro a te. E questa stessa cosa ci è successo già, mesi fa. Eravamo andati al Colosseo per insegnare questa verità. Al Colosseo c'era diversa gente là. Noi eravamo lì con la segna, ok? E stavamo insegnando. E passa avanti e dietro, infatti c'è il video sul canale, basta che andate giù e vedrete i video riguardo questa cosa qui, ok? E cosa fanno? Passano, chiamano, alla fine siamo finiti nelle mani dei militari, pensate, solo per avere la Bibbia in mano e la segna delle 12 tribù. E c'era gente che faceva diverse cose sospettose attorno. Non sono stati molestati. Noi quei giorni ci hanno trattato come dei terroristi o non lo so. Ci hanno trattato come crimini, ok? Manco la polizia, ma il militare. La polizia è venuta prima. Sono messi d'accordo con i militari e tutto, e sono venuti i militari poi a prenderci. Hanno chiesto i documenti, hanno cominciato a fare diverse indagini, hanno preso i documenti, preso per cosa? Perché stiamo insegnando la parola del Padre, perché stiamo insegnando la verità. Ma dunque non c'è niente che loro possono fare contro la verità. C'è la scrittura. Trova nel libro di Secondo Corinzi, poi dopo torniamo sul libro di Salmi, la capitolo 50, andiamo a Secondo Corinzi 13:8. Secondo Corinzi 13:8 dice: infatti io non posso far nulla, anzi cambiamo. Ok, questo è il libro di Secondo Corinzi, capitolo 13, inizio da versetto 8, dice: infatti non abbiamo alcun potere contro la verità, quello che possiamo è per la verità, ok? Se andiamo a un'altra traduzione, più litero, andiamo, questo è il Secondo Corinzi.
se andiamo sulla Blue Letter, secondo Corinzi 13:8 dice: poiché non possiamo fare nulla contro la verità, ma per la verità, qualunque cosa che facciamo, sia dalla parte destra o sinistra, ok? Non possiamo fare nulla contro la verità. Loro fermandoci, ok? Loro fermandoci da spargere questa verità, non stanno facendo altro che dare più solidità a questa verità, ok? Perché altri vedono queste cose e dicono: ah, sono scritti nelle scritture che avranno nascosto la verità. Sono scritti nelle scritture che avranno prevenuto che la verità venga fuori. Sono scritti che avranno preso la verità e girata la verità. Ok? Bene, ora torniamo al libro di Salmi, capitolo 50. Questo è il libro di Salmi, capitolo 50, versetto 16. All'uomo malvagio, Yahweh dice: a che ti serve recitare i miei comandamenti? Riempiti la bocca della mia alleanza, se poi rifiuti ogni correzione e disprezzi le mie parole? Questa è una domanda che fa il padre ai malvagi: ma tu cosa hai a portare? Cosa hai con i miei comandamenti, ok? Se alla fine disprezzi questi comandamenti e li rifiuti, ok? Perché che cosa hanno fatto? Hanno fatto tutto contrario ai comandamenti, tutta la legge, hanno violato il codice della vita, ok? Tutti questi problemi che stiamo vivendo oggi lo possono risolvere con diversi comandamenti, ok? Per esempio, sui comandamenti c'è l'anno della libertà, il giubileo, ok? Di cui se uno ti deve dei soldi o chissà cosa e non ha i soldi per pagare, arriva l'annata che lo lasci libero, ok? Ma lo Stato non fa mai queste cose qui, ok? Dicono di seguire Dio, ma non fanno nulla per Dio. Fanno tutto contrario e dicono tutto contrario, ok? Questo è il regno che stiamo vivendo. Il padre dice che un uomo non deve andare con un altro uomo, una donna non deve andare con un'altra donna, ma fanno le leggi contrarie a queste cose qui. E si dichiarano loro la Chiesa, si dichiarano loro la verità, quando la verità non ce l'hanno in bocca, ok? Versetto 17 dice: se poi rifiuti ogni correzione e disprezzi le mie parole, vedi un ladro e già sei un suo complice. Fra gli adulteri sei di casa. Infatti, come dicevo prima, hanno visto i fratelli ieri per le strade che insegnava la Bibbia. Sono andati là, ok, a disturbarlo, mentre sanno dove i veri problemi ci sono, ma non andranno mai lì, ok? Questo fa parte della corruzione che fanno, ok? Sanno dove sono i ladri, ma loro sono complici con i ladri. Sanno dove sono gli adulteri, ma ce li hanno in casa, anche loro stessi sono degli adulteri, ok? Perciò ogni cosa che stanno facendo adesso contro questa verità arriverà usato contro quando torna Yahweh Shai, perché saremo giudicati attraverso questo libro. E quando si dice attraverso questo libro, si intende i comandamenti, le leggi statuiti di questo libro, ok? Andando avanti, versetto 19 dice: la tua bocca sa dire solo cattiverie, la tua lingua fabbrica imbrogli, ok?
la loro lingua fabbrica imbrogli e cattiverie. E lo hanno sempre fatto dai tempi di Rinascimento, ancora molto prima, ma soprattutto dai tempi di Rinascimento, come dice il libro di Giove, capitolo 11, hanno coperto il volto dei veri giudici, ok? Loro prendono la verità e la girano proprio al contrario. Sono professionisti a fare questo, ok? Hanno cominciato a prendere il volto dei veri giudici, che sono i figli di Yashar Allah, i figli di Israele, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini. E hanno cominciato a dipingerli bianchi. Hanno preso l'immagine del nostro Mashiach, che il suo vero nome è Yahweh Shai, hanno cambiato dai capelli di lana, dai capelli ricci di lana, bianchi, dalla pelle come il bronzo, hanno dipinto tutto altro. Hanno dipinto l'immagine di un perverso, di Cesare Boggia. Hanno dato occhi blu, hanno dato capelli lunghi e biondi, ok? Hanno cambiato la sua pelle da colore di bronzo a bianco, pallido, al rosso anzi, perché non esiste il bianco, ok? Queste sono le menzogne che fanno sempre. E quando stanno nella TV e fanno tutte queste riunioni, che credete che vi stanno parlando di qualcosa di bene per voi, ma non parlano mai di nulla di bene, ok? Parlano come ridurre e distruggere l'umanità, come distruggere questa bellezza di pianeta che il Padre ha creato per noi uomini. Questo è tutto quello che hanno fatto. E purtroppo la gente si affida in mano a questi qua. Pur le scritture dice: la tua bocca sa dire solo cattiverie, la tua lingua fabbrica imbrogli, ok? Ditemi se loro vi vogliono proprio bene, le acque che vi stanno dando, perché non hanno lasciato gli ingredienti che stanno dentro queste acque, così tu almeno puoi vedere cosa stanno introducendo nel tuo corpo. Non lo faranno, perché sono delle cattiverie, sono delle abominazioni per distruggerti. E poi vedremo dall'inverno cosa comincerà a succedere a coloro che l'hanno preso. Cominceranno a cadere uno dopo l'uno e creeranno un altro imbroglio da tutto questo, perché loro sono una fabbrica di menzogne, di imbrogli. E poi la scrittura ci fa anche capire che sono dei medici da nulla. Questo è il libro di Giobbe. Scusatemi. È nel libro di Giobbe, libro di Giobbe, capitolo 13, versetto 4. Questo è il libro di Giobbe, capitolo 13, versetto 4, dice: ma voi siete falsari di menzogne, ok? E siete tutti medici di nulla, senza nessun valore. Avete sentito? E sta parlando di questi malvagi qui, come abbiamo letto prima, versetto 19 del libro di Salmi, capitolo 50, che dice:
La tua bocca sa dire solo cattiverie, la tua lingua fabbrica imbrogli, ok? Loro sanno la verità, ma purtroppo preferiscono stare dalla parte degli imbrogli e continuare nelle loro menzogne a imbrogliare, ok? E tutto quello che fanno è imbrogliare, ok? Questo è lo Stato, questi sono coloro che gestiscono questo regno, i comandanti di questo regno qui. Non fanno altro che queste cose, ok? E infatti le scritture nel libro di Siracide ci fa capire: non fidate mai dei tuoi nemici. Come rigginisce il ferro, rigginisce anche il suo odio, ok? Che vuol dire, se vedete un ferro che rigginisce, vedete che continua a rigginire sempre di più finché consuma il ferro. Ed è questo che sono loro. Loro non hanno l'intenzione di fare bene, non hanno l'intenzione di cambiare, hanno solo l'intenzione di continuare a spargere menzogne e fare male, distruggere l'umanità, ok? E continuiamo a leggere. Questo è il versetto 20. Ti metti a spallare di tuo fratello, disonori i figli di tua madre, ok? E chi sono questi figli di sua madre? Sappiamo che essendo figli di Israele, abbiamo sempre il stesso padre. Abbiamo sempre il stesso padre con questi figli del malvagio, ok? Perché eravamo gemelli, ok? Esaù e Giacobbe. Perciò noi siamo sempre i figli della sua madre. Ci hanno portato in schiavitù, ci hanno ucciso, ci hanno fatto di tutto per sterminarci. Ma è solo il padre che ci ha fatto rimanere qui fino anche in questo momento qui, ok? Questa è la verità. E poi tu agisci così e io dovrei stare zitto, ok? Pensi che io sia come te. Perché loro che cosa fanno? Hanno fatto tutte queste conquiste sulla terra, fanno il macello in America, nelle Americhe, hanno fatto il macello in Africa, hanno fatto il macello in tutte le parti del mondo, ok? Pensano che il padre Yahweh Bashem Yahweh Shai sia dalla loro parte, pensano che il padre sia con loro, ma non hanno capito un bel tubo, ok? Il padre sta zitto perché ha voluto fare questo per punire anche i suoi, perché i suoi siamo andati dietro a diverse filosofie, abbiamo lasciato il nostro primo amore, il suo nome l'abbiamo dimenticato, abbiamo cominciato a chiamare i nomi diversi di altri dei che non valgono nulla, ok? Allora il padre ci ha lasciato nelle mani dei nostri nemici, ok? Ci hanno portato in schiavitù, ci hanno rubato di tutto, ci hanno fatto proprio una distruzione mentale, ok? Ecco perché il così chiamato negro, nativi americani e latini, non hanno tutta quella confidenza che dovrebbero avere, ok? Versetto 22, fate attenzione voi che trascurate Dio, posso farvi a pezzi e nessuno vi salverà, ok? Perciò sappiamo cosa è, sappiamo che Esaù, che è il padre dei figli dei Caucasi, così chiamato uomo bianco, coloro che gestiscono questo regno qui, sono i malvagi di questa terra, sono coloro che il padre sta tornando con ira a versare su di loro, ok? E assieme a due terzi della casa di Yasharala, la casa di Israele, che hanno deciso volontariamente di fare la volontà di questi malvagi qui, ok? Il padre sta tornando per voi. E detto questo, sappiamo che ci sono anche i nostri fratelli in mezzo a questi che li assomigliano, i così chiamati Caucasi, perché noi siamo stati sparsi in tutte le parti del mondo, ok? I malvagi continueranno sempre a fare quello che devono fare, quello che gli è stato messo a fare. Loro sono stati programmati a fare solo la malvagità,
non c'è nulla del bene in loro, ok? Detto questo, spero che questa lezione è stata edificante, ok? Spero che sono riuscito a trasmettere qualcosa, ok? Dunque, siate attenti, continuate a lavorare, perché così questo è il modo che prepariamo la nostra salvezza. Saremo salvati da queste cose qui. Chi mi ama farà la mia volontà, ok? Noi dobbiamo continuare a fare la volontà del Padre, ok? E sperare nella sua salvezza, ok? E non in questo mondo, perché questo mondo non ha nulla a che offrirci, ok? Ha solo la morte da offrire, ok? Detto questo, spero che siete stati edificati e voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre. Yahawa Bahashem, Yahawa Shai, Bahashem Ruka Kudash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, facendo sì che questa verità possa arrivare dai quattro punti. Tenetevi forte, che la salvezza è presto alle porte. Torna il nostro Salvatore Yahweh Shai a salvarci da questo regno dei malvagi, da questo mondo corrotto. Ok? Alla prossima. Shalom. Come on.